Ciao cari amici di androblog.it, un saluto da Andrea Silbulgaro. Siamo qui nello stand Panasonic con un nuovo prodotto, il ritorno di Panasonic in Europa con un telefono, si chiama Eluga, è uno smartphone ovviamente Android. Le sue dimensioni sono di 123 mm di lunghezza, 62 mm di larghezza e solo 7,8 mm di spessore, 103 grammi di peso, quindi veramente compatto e leggero. Possiamo vedere che è ha un design molto particolare, in quanto propone una accentuata curvatura agli angoli e che dà una perfetta ergonomia in mano, quindi la presa è veramente veramente buona. Possiamo vedere che nella parte bassa troviamo tre tasti, menu home e back, altoparlante richiamata, display è un display da 4.3 pollici QHD OLED, quindi possiamo dire che è un telefono molto compatto nonostante la diagonale del display sia abbondante. Nella parte posteriore troviamo una cam da 8 megapixel senza flash LED e possiamo vedere, come è sottolineato dalla scritta, anche che è presente il supporto NFC. Qua troviamo il tasto accensione e il bilanciere del volume e incastonati, diciamo, nella parte curva per rendere più agibile l'interazione con questi. Sopra jack da 3,5, inserto per il connettore micro USB e inserto per e sportello per l'alloggio della SIM. Alloggio della SIM qui, quindi batteria integrata, non rimovibile, è anche il motivo per cui il telefono è così compatto, in quanto non c'è una cover. Andiamo a sbloccare il display, il software è Gingerbread, qua vediamo la personalizzazione della lock screen con uno slide arcuato, personalizzazione anche nell'interfaccia, quindi interfaccia proprietaria. Il telefono arriverà sul mercato ad aprile e verrà aggiornato a Screen Sandwich verso giugno-luglio, e ci è stato anche detto che probabilmente l'aggiornamento a Screen Sandwich sarà molto vicino allo stock. Qua vediamo menu delle applicazioni con possibilità di passare da tutte le applicazioni preinstallate a quelle scaricate, agli aggiornamenti oppure tornare in home. Barra delle notifiche non modificata, lo schermo è un OLED, quindi come potete vedere anche dagli inserti in nero. Vediamo se andiamo nelle impostazioni riusciamo a vedere meglio. Intanto possiamo vedere che i tasti hanno dei LED che si attivano, quindi al buio è possibile riconoscere dove sono i vari tasti. Se andiamo nelle impostazioni possiamo vedere che i neri sono molto neri, quindi diciamo un'esperienza visiva molto buona. Questo terminale è anche resistente all'acqua e alla polvere, come anche proposto dalla struttura dello stand, che va a sottolineare questi due elementi, che sono due elementi molto importanti e caratteristici che danno un certo valore aggiunto a questo prodotto, per distinguersi anche dalla concorrenza. Possiamo vedere che è stato introdotto anche un task manager particolare per poter andare a per passare da un'applicazione all'altra oppure per andarle a chiudere velocemente, e diciamo che per adesso possiamo anche fermarci qui nell'attesa di magari riceverlo in test per una prova più approfondita, magari nei prossimi mesi quando ci si avvicinerà al lancio sul mercato. Grazie a tutti, ciao a tutti dal Bulgaro.